di se mi sbaglio, di se mi sbaglio, vieni, di se mi sbaglio, io, se mi sbaglio, vai, no, vecchio, no. Ed un buon esagerato. Per finire, parlando appunto e riflettendo sul discorso del territorio mentale, no? Io ho un'amica vignola, che è la signora Gollini, della pasticceria Gollini, è la famosa pasticceria dove è nata la torta Barozzi. E stavo guardando questo regalo della signora e stavo pensando a come che potrebbe essere perfetta nell'abbinamento con l'aceto balsamico. Straordinaria, conosciuta in tutto il mondo, più di 100 anni, quindi la nostra, parliamo di tradizione, parliamo del nostro territorio, parliamo di non fermarci a percepire sempre le cose che ci hanno detto, ma guardiamo anche qualcosa, come possiamo aprire nuove strade, avere nuove idee nella utilizzando appunto l'immaginazione. Questa cioccolata, io adoro la cioccolata con l'aceto balsamico, l'assaggio perché non l'ho sentita bene, non è male. Bravo signor Gollini, sì. Oggi è venuto proprio bene questa Barozzi. C'è anche qualcuno che deve aver fatto dei cioccolatini, adesso non ricordo, forse Walter Tagliazzucchi, è il pasticcere di Pavullo. Creiamo una piccola incisione al centro, in modo da dare la possibilità al nostro aceto balsamico di entrare e di rimanere nel cuore della Barozzi. E poi andiamo a rifinire con un paio di gocce. Ecco, questo è un piccolo suggerimento, è un modo di pensare e di volare, no? E di miscelare ciò che è un prodotto di tradizione con un altro prodotto di tradizione dove mai c'era stata una contaminazione. In realtà io credo sia una contaminazione saggia, perché la contaminazione saggia è fondamentale. Noi apriamo il nostro cervello, apriamo la nostra mente, però la facciamo volare. E quindi l'aceto balsamico di Modena che si miscela con un'altra eccellenza di Modena, che è la torta Barozzi, da più di 100 anni con noi. Fantastica. Volete provarla? Andate a Vignola, prendete un po' di aceto balsamico e la provate per chiudere i pranzi della domenica. È buonissima, è buonissima, buonissima. Vai, vai.